Finalmente è successo. Elon Musk ha rivelato una casa incredibilmente economica e accessibile per una vita sostenibile. Tuttavia, visto lo status di Elon Musk, questo sembrerebbe essere in conflitto con quello che ci si potrebbe aspettare da un magnate, ma sapete cosa? Quell'uomo è una persona completamente diversa. Anche Musk stesso vive in una casa Tesla che è ancora più economica. Alla fine di questo video saprete se questa casa fa per voi o meno. Scoprite insieme a me in questo video la nuova casa Tesla di Elon Musk da $15,000. In realtà la tasca di Elon non è mai stata vuota. Prima che Tesla riuscisse a rendere le auto elettriche disponibili per l'acquisto da parte del pubblico, ha fornito 3100 Roadster a un prezzo approssimativo di $109,000. Nella sua azienda di San Francisco avviò una linea di produzione per costruire un nuovo modello di auto. Prima di iniziare, però, è bene fare un po' di chiarezza sul movimento delle case minuscole. Al momento c'è una lista di 100.000 unità per le residenze, data la loro popolarità. Il movimento delle case minuscole sostiene le abitazioni modeste e di piccole dimensioni. Le dimensioni delle case minuscole variano spesso da 100 a 400 piedi quadrati. La maggior parte di esse sono costruite su furgoni, in modo da poter essere spostate facilmente. Oltre all'uso comune come residenza permanente, possono essere utilizzate come case per le vacanze o come case per gli ospiti. Elon Musk, CEO di Tesla, sta valutando la possibilità di rimandare il suo lavoro sullo sviluppo di automobili elettriche per concentrarsi su un recente progetto prediletto, una grande iniziativa che potrebbe rivelarsi la futura svolta nel settore immobiliare e abitativo, ovvero la creazione di case a prezzi moderati. È semplicemente incredibile come un cervello umano possa pensare così in grande. Siamo tutti sorpresi dal fatto che una Tesla stia attraversando l'Australia in un minuscolo appartamento interamente alimentato da energia rinnovabile. Ecco alcune cose da considerare se state pensando di acquistare una minuscola casa Tesla. Ci sono alcuni aspetti che dovreste conoscere se siete interessati a una piccola casita. Innanzitutto, al momento c'è una lista di 100.000 unità per le abitazioni. In secondo luogo, solo pochi mercati possono acquistare le abitazioni. So cosa state pensando. Perché la gente è interessata a queste piccole case? Ecco la risposta. Le persone sono attratte dalle case minuscole per diversi motivi. Alcuni desiderano uno stile di vita più contenuto e semplice, e altri sono attratti dalle case minuscole per i loro costi di gestione accessibili e per il rispetto dell'ambiente. Altri ancora le trovano semplicemente carine e adorabili. Inoltre, chi non vorrebbe vivere in una casa così sicura ed ecologica? Il movimento delle case minuscole ha ricevuto un grande sostegno per l'acquisto di una casa minuscola impacchettabile da parte di Elon Musk. Questa persona ha scelto di vivere semplicemente in un luogo modesto pur essendo molto ricca e potendo acquistare qualsiasi tipo di casa desideri, e questo potrebbe incoraggiare altri a pensare di fare lo stesso. Passiamo ora alla storia di questa casa minuscola da $15,000. Nei mesi di marzo e aprile 2014, Tesla ha dichiarato di aver speso 2,6 miliardi di dollari per Solar City. Dopodiché ha presentato il suo nuovissimo prodotto a energia solare, il muro elettrico, facendo sì che gli uomini d'affari si chiedessero dove avesse intenzione di utilizzare tutti questi pannelli solari. Musk ha creato un credito da $50,000 a Boca Chica, in Texas. Quindi non è la persona ricca o appariscente che si potrebbe immaginare da un miliardario su Twitter. Lo Stato ha riconosciuto questa azione inaspettata. Gli addetti ai lavori sostengono che dopo che il CEO di Tesla avesse annunciato pubblicamente di voler semplificare la sua vita, avrebbe venduto tutte e sette le sue residenze californiane nel giugno 2020 e nel novembre 2021, ricavando circa $128 milioni. Il rapporto afferma che è stato ottenuto un profitto di circa $250 milioni. La loro epica spesa annuale si è conclusa quando hanno venduto la loro proprietà di Hillsborough, in California, di 16.000 metri quadrati, con 7 stanze e bagni, oltre a una grande sala da ballo e scaffali flessibili per la biblioteca, per $30 milioni. C'era anche un cocktail bar elegante. Tutti voi state pensando a quanto potrebbe costare una scatola pieghevole così semplice, elettronica e unica, vero? Tesla, un'azienda molto nota, sembra avere qualche idea sulle abitazioni a prezzi accessibili. Non sembra naturale, ma sì, una casa sostenibile per $15,000, considerando quanto sono costose le altre offerte dei loro prodotti. L'azienda afferma che la casa ha un peso di 2 tonnellate e dimensioni di 6 metri per 2,4.
La memoria solare è una parete elettrica Tesla e l'energia solare è pari a 2 kWh di impianto fotovoltaico per 6 pannelli. Come funziona questa casa mobile? Il sistema di batterie, una batteria ricaricabile agli ioni di litio, destinata ad autoconsumare energia solare e a ridurre la dipendenza dai pannelli solari, è il componente chiave di questa casa mobile Tesla. All'interno della casetta si trovano un'officina mobile e un centro di configurazione Tesla. I futuri proprietari di una casetta Tesla riceveranno una formazione su come costruire un sistema di accumulo di energia solare per la propria casa. Il piccolo impianto solare che alimenta la casa Tesla fornisce tutta l'elettricità. È davvero sorprendente. La casa dispone anche di un configuratore che consente di determinare come l'appartamento può produrre energia solare pulita, utilizzando solo le celle solari. Il muro di alimentazione immagazzina l'energia in modo che possa essere utilizzata tutto il giorno e anche la notte. Una specifica app Tesla può essere utilizzata per gestire il flusso di energia e l'efficienza. Inoltre, grazie all'assenza di cavi elettrici o fori caldi, la parete elettrica è perfetta per i bambini e gli animali domestici. È possibile posizionare fino a 10 unità una accanto all'altra sul pavimento e la rete può essere ben montata. Il sistema energetico è impermeabile, indipendentemente dal luogo di montaggio. Funzionamento quasi silenzioso, molto più silenzioso e delicato dei generatori. Smettete di chiedervi cosa ci sarà all'interno di questa casa minuscola. Ecco quello che tutti state aspettando con ansia. La casa minuscola Tesla ha un rivestimento in legno ecologico, una cucina completa con armadietti, frigorifero, lavatrice e microonde. Sì, c'è una finestra sopra il lavello, un bagno con un grande bancone, una porta a vetri a scomparsa e una vasca da bagno profonda. 375 piedi quadrati di spazio abitabile con oltre 9 piedi di soffitti, grandi porte e finestre. Il box include anche il riscaldamento e l'aria condizionata. Non è incredibile? In realtà la struttura è stata realizzata per essere estremamente resistente e non cedere mai. L'acciaio espanso e il cemento sono componenti essenziali e sono tutti materiali resistenti. Può persino resistere ai venti di un uragano. Non ci sono muri a secco o legno, quindi non ci sono danni da acqua o muffa. L'involucro è realizzato con materiali non infiammabili, ma nulla è completamente ignifugo. Le case che possono essere ripiegate in container costruiti nelle fabbriche sono fondamentalmente case in scatolate, pertanto non è troppo difficile determinare cosa c'è all'interno della strana casa fatta di acciaio espanso e cemento. Sono stati necessari anni di sviluppo prima di poter decidere quali materiali non sarebbero stati pericolosi per le mura. Grazie alla costruzione in lamiera laminata dei pavimenti e del tetto, possono essere spostate su strade pubbliche. Sì, le case Tesla sono anche inscatolabili. La spedizione e l'imballaggio sono inclusi nel costo. Le altre caratteristiche devono essere pagate separatamente. Drenaggio, elettricità e aria condizionata sono già installati e collegati alla casa. Questa casetta ha un solo piano. Fondendo altri moduli con la zona giorno è possibile aggiungerne altri. La casa ha una disposizione a studio ed è completamente attrezzata. Una casa ha una piccola impronta di carbonio che si misura in anidride carbonica equivalente e rappresenta tutte le emissioni di gas a effetto serra di un'organizzazione, di un servizio o di un prodotto. È possibile posizionare la casa ovunque si desideri. Il CEO di Boxable è Paolo Tiramani. L'azienda ha annunciato in un video su YouTube di aver appena costruito una casita a Boca Chica per un cliente noto e top secret nel novembre 2023. Anche se nel filmato non viene menzionato nessuno, Boca Chica era una località piuttosto tranquilla e silenziosa prima che Elon Musk e SpaceX vi stabilissero una presenza. Quindi non ci è voluto molto per capire che la casita Boxable di Elon Musk a Boca Chica era stata consegnata. Il fondatore di Boxable, Galliano Tiramani, sostiene che ci sono diverse ragioni per cui la costruzione della casa non è ancora entrata in produzione. Così abbiamo indagato e risolto tutti i problemi. Pensa anche che le difficoltà con la logistica delle spedizioni siano condivise da altri produttori di case prefabbricate. L'obiettivo è quello di realizzare ulteriori unità abitative che stanno aumentando di popolarità in California. Boxable ha preso la decisione di creare l'azienda nel 2017. Grazie a questa iniziativa aspira a industrializzare la costruzione di edifici in tutto il mondo in una linea di produzione. Simile a qualsiasi altro oggetto che si possa produrre, una casa verrebbe costruita, portata sul posto e montata nel giro di un'ora. Sebbene alcune attività di disimballaggio richiedano l'uso di attrezzature pesanti, la maggior parte delle operazioni può essere svolta dall'uomo.
Quando la parete esterna è aperta si possono vedere le altre pareti laterali e la parete esterna si trasforma in pavimento. Una volta aperto il tetto, la struttura è interamente coperta. Un piccolo appartamento in un pacchetto per una o due persone. È stato progettato in modo da rispettare l'energia e l'ambiente. Le bollette energetiche saranno le più basse possibili, grazie all'utilizzo dell'innovazione a basso consumo energetico per garantire che le abitazioni costruite siano realizzate con elementi che non si decompongano. L'azienda ha impiegato anni per la prototipazione. Il fatto che persino Elon Musk sia andato a vivere lì dimostra quanto sia grande l'architettura della casa. Musk risiede attualmente in uno studio di 37 metri quadrati. La sua casa è stata costruita per essere inscatolata. Si tratta di un'azienda di nuove costruzioni specializzata in unità abitative semplici da installare. L'acquisto di una casa mobile costa $15,000. Il costo del montaggio, dei permessi e di altri interventi di utilità non sono inclusi in questa somma. Musk ha le risorse per portare a termine le specifiche dei suoi progetti e le abitazioni modulari avanzate. Musk non possiede più navi e ville lussuose dal valore di milioni di dollari. A differenza della maggior parte dei miliardari del mondo, lui desiderava vivere in questo modo da molto tempo. Sembra che Musk non si sia pentito della sua scelta. Quando gli è stato chiesto della sua piccola casa in Texas, ha pubblicato la sua risposta. Sappiamo tutti che la decisione di Musk di bloccare le transazioni in Bitcoin per i veicoli Tesla è motivata dalla sua preoccupazione per l'ambiente. Poiché considera la sostenibilità uno dei principi guida di Tesla, è comprensibile il suo desiderio di risiedere in una piccola casa. Casita Galliano Tiramani, capo dello sviluppo commerciale della startup e la loro sede principale per i prodotti, si trovano fuori Los Angeles. Le alternative a Boxable affermano di aver investito anni nello sviluppo e nella ricerca. Il CEO di Tesla è felice di aver trovato un modo per costruire rapidamente alloggi economici di alta qualità. Infatti, l'azienda ha già due di queste residenze vicino alla regione della base stellare. Nonostante le dimensioni dominanti e il costo contenuto, il quartier generale di Tesla non è economico in termini di qualità. Le pareti laterali, i pavimenti e i tetti delle unità sono laminati in modo funzionale con pannelli composti da acciaio e schiuma EPS che non si deformano e durano a lungo. Le case Tesla Boxable si distinguono per l'incredibile efficienza energetica della loro modesta struttura. L'implementazione dell'illuminazione e della tecnologia LED favorisce il comfort dei residenti, conservando al contempo le risorse. Queste case sono robuste, resistenti alla neve al 90% del Nord America e adattabili al restante 10%. Rispetto alle case tradizionali, le tiny house consumano in genere meno energia e hanno un'impronta più piccola, a tutto vantaggio dell'ambiente. Secondo il produttore, sono molto più durevoli del tipico edificio composto da pannelli di ossido di magnesio. Questi materiali ecologici, resistenti alla muffa e al fuoco, sono in grado di resistere a condizioni climatiche estreme anche come gli uragani. In primo luogo è già noto che Musk desidera visitare e stabilirsi su Marte e, come riporta Inc. Magazine, sta sperimentando la tiny house scatolabile come base per una casa su Marte. Anche l'ambiente arido che circonda la struttura di SpaceX ha una qualità simile a quella di Marte. In secondo luogo, si potrebbe pensare che Musk stia semplicemente aggiornando il minimalismo. Tuttavia, questo modo di vivere è essenziale per sopravvivere su un altro mondo. Suppongo che le cose ti trascinino giù, ha aggiunto. In realtà, il drastico ridimensionamento di Elon Musk in una minuscola abitazione non è solo una curiosità. Sta provando a realizzare il suo sogno di vita. Sebbene Musk si sia dichiarato uno che non si è mai lamentato della piccola casa a forma di scatola, che ora funziona come abitazione principale del CEO di Tesla, in realtà è fantastico avere una minuscola casita a forma di scatola su un terreno del genere.